Ciao amici, benvenuti su questo 100% vlog. Sono appena tornato a casa da lavoro e adesso devo portare la Pila dal veterinario con mia moglie perché si è gonfiato, poverina, il labbro. Ma la cosa bella è che devo andare a prendere il trasportino che è sotto lì. Questa stanza, come vedete, continua a girare. C'è la... La... Did you see that? Il piano, vabbè, l'abbiamo messo lì, adesso devo andare qua sotto, che il trasportino è questo, vedete, tutto è d'incastro perché è così. Quindi cerchiamo di recuperare questo trasportino e dopo sarà bene prendere la Pila e metterla dentro. C'è veramente quanta roba c'è dentro qua. Cioè veramente ogni volta è un calvario. Tutta sta roba era dentro lì. Oggi è lunedì e che giorno è oggi, Anna? Oggi è lunedì 8 ed è venuto fuori alle 3 il video dell'officina vegetale che ho taggato il mio amico. And this Mauro. One. Siamo arrivati a 102 iscritti con mio stupore, non pensavo questa cosa, quindi uscirà una diretta sabato o domenica, quindi fatecelo sapere al più presto, che a noi fa piacere, quando vi va meglio a voi chiaramente. E nel frattempo dobbiamo muoverci, andare a prendere la Pila che si nasconderà. Povera la Pila, raga, entrai in smart, ci stiamo? Povera la Pila, tutte strade di campagna, entrai in smart, però la smart non è male, alla fine è pratica, dai. L'unica cosa è che ci sono un sacco di dossi, povera gatta, ha sofferto un sacco. Ci abbiamo messo 20 minuti circa. E in questo bel parco, ragazzi, alle mie spalle c'è un'università. E di là ci sono tutti i campi, campagna, è pazzesco questo posto. E vediamo cos'ha. Di solito lei è allergica a qualcosa e si mangia gli insetti in giardino o le rane e poi si gonfia il labbro. Era già un paio di giorni che era un po' così. Vediamo, dai, se riescono. Ma di solito riescono a curarla. Non ho neanche gli occhiali. Perché siamo venuti via proprio veramente di fretta. Neanche la telecamera non dovevo portarmela. Però alla fine l'ho portata lo stesso. E scusate per l'occhio chiuso, perché c'ho proprio il sole esattamente in faccia. E come notate, non c'è nessuno. Siamo solo noi e gli uccellini. Comunque questi sono i parchi universitari di Abington Park e questo è il veterinario, vedete? Veterinary. E non ci hanno neanche fatto entrare, giustamente. Hanno ricevuto la Pila sul banchetto che vedete alle mie spalle, non so se lo vedete, lì ve l'ho fatto vedere. E poi niente. Adesso aspettiamo e ci ha chiesto su che macchina siete? Su che macchina siamo? Prova a indovinare. What? Com'è che si chiama questa macchina? La? Beverly. La Beverly! Condition is new media. Yeah, sometimes it flares up quite frequently, sometimes it's just once a year, sometimes they can have lesions elsewhere as well. So hopefully with a short course it's going to improve. If you notice, let's say when you start reducing to every other day, that it's still quite present, don't stop, just give us a call, we'll give you a bit longer. Because some animals actually need to be on it for months of no end to get them under control, okay? Hopefully, maybe it's just a thing and within a couple of days it's going to be all resolved.
If not, then yeah, we'll extend it a little bit longer. Okay. But otherwise, everything else sounds and feels perfectly fine. So yeah, dispense the medication, and then one of the receptionists will bring it out for you. Okay. Also for the payment, I can. And for your payment, yes, can I? Yeah, you can pay. Okay. Okay. Thank you. Avete io understandato? Understandato avete? And so, are you happy? I'm not happy. She has that autoimmune granuloma, eosinophilic granuloma. Povera la mia gatina. Lei è il suo granuloma eosinofilico. Ha una reazione autoimmune, probabilmente ha qualcosa che le dà fastidio, può essere un insetto, una cosa così che la punta, una reazione che lei continua a mangiarsi. Si chiama granuloma eosinofilico, si nota perché ci sono o delle placche nel corpo irritate oppure perché si gonfia la bocca, come in questo caso qui, e quindi bisogna darle il cortisone per farla sgonfiare, poi cioè la seconda volta che le capita, può capitare ancora. Ah, lapislazzula. Caterpillar, pilastrocca. Ragazzi, se vi piace questo video, subscribatevi, lasciateci come sempre un like e seguiteci su Instagram. Noi ci vediamo nel prossimo 100% vlog. Ci siamo tutti praticamente. Piccinina, sei contenta che andiamo a casa? You are? Pieno di dossi, poveri animali. Poveri anche noi nella smart. Cioè, veramente. Adesso non vorrei dire, ma questa è Marco, non c'è la smart, non ci sta Marco, la smart. Yes. Lui sì, ma la sua barba no. Guardate che belli che sono, cioè, sì. Cos'è questo? Il campi basket. Sportivi del college. Il basket, il calcio. Sì. È pazzesca, è tutto a quest'area. Gli impianti sportivi, qua c'è anche il rugby. 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 And they got a big gate. Hanno un cancello stupendo, è automatico. È tutta quest'area qui. Ma è grandissimo. Non è solo. Guardate che bello che è questo villaggio, che si chiama Moulton. Zona 20. È un piano. Zona 20 per ovvie ragioni, perché sono molto strette le strade, sono questi paesini. Però è bellissimo. Ah, sia bello, guarda. Sì. Sia comodo un altro. Istituto. C'era il vecchio istituto di agricoltura. Sempre parte del college di agricoltura. Vedete dove siamo venuti a abitare, ragazzi? Questa è l'Inghilterra, campagnola. Dei villaggi. Guardate questo muro incredibile, coperto di edera. C'è anche l'ambulanza. Sinaluma. Poverini. Cioè, non deve essere molto facile per riuscire. Oh, che bella quella casa, Anna. Tetto di paglia. Tetto di paglia. È una rotonda questa, eh. Microscopica. Incredibile, ma no. È una rotonda.